Ce ne manca un altro paio. Il team migliore. Andrea, che non fa niente. Permettono dei ringraziamenti perché quest'anno è stata proprio una cosa molto difficile da organizzare. Ringrazio il presidente del Studio Moda Enzo Maglianetti che ha dato la possibilità di organizzare questa gara. Ringrazio il presidente del comitato regionale che mi è stato sempre vicino e mi ha risolto dei problemi che era anche all'inizio della gara. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a Petritoli. Ha detto tutto il vice sindaco, quindi presumo che ci sia poco altro da aggiungere se non ribadire il rispetto di tutte le regole. Quest'anno potevamo non fare questa corsa, lo dico chiaramente, non è che eravamo obbligati a farlo, però il piacere di farlo era tanto. Era tanto. Ma come si dice? Il microfono. Andiamo. Oh, mano. Grazie. Le 2 3/4 e dico le 3. Primo giro, pare che sia una fuga. Via che è finita! Rosso 32 secondi, è stata la tua
fino agli ultimi metri, che ha premiato gli Accomoni, che è stato anche... Si accomodano dopo la prova da forti, i primi tre, proprio noi, appena avremo l'ordine d'arrivo, saremo in grado anche di effettuare le premiazioni conclusive di questa bellissima manifestazione, che nemmeno la Covid-19 ha voluto fermare. Intanto altri corridori si sprinta anche per le posizioni di rincalzo in questo finale davvero entusiasmante con i vinci. Zanchio ancora al corridore sul traguardo conclusivo di Petricoli. Abbiamo visto 208 partenti, 39 le formazioni impegnate e ancora corridori che tagliano il traguardo. Tra poco ci sposteremo appena avremo l'ordine d'arrivo in zona premiazione. Non ti fermo io, continui tu. Non passate sotto, non passate sotto.